Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi voglio farvi vedere un po' di cosine. È un video unboxing della ditta lbeats.com. Allora, questa azienda di Hong Kong mi ha chiesto una collaborazione e mi ha chiesto di scegliere dal loro infinito, dico infinito catalogo, qualche articolo per appunto testare la qualità dei prodotti. Quindi ho ordinato un po' di cose. Allora, diciamo che le ho ordinate il 13 di dicembre, di gennaio, scusate, e oggi sono arrivate. Quindi allora, a parte queste qui che mi aspettavo un po' di più, tutto il resto invece è a posto, no? Qui nella foto faccio vedere delle catene miste di alluminio, anche diamantate, eccetera. Mi sono arrivate queste catenelle qui, che comunque io uso per fare le tracolline delle mie borse. Sono 5 fili, così dicono, e sono delle catenelle appunto di alluminio. L'alluminio, come ben sapete, non dà allergie, quindi anche sulla pelle nuda non farà niente. Sono tutte di una misura, vedete? Tutte piatte così, in tutti i colori, quindi c'è argento, oro, nero. 5 fili di catena. Vi lascio comunque nell'info box uno sconto, un codice sconto, se volete magari acquistare delle cose simili. Oppure andare a vedere appunto nel loro catalogo se ci sono perline, tante perline hanno tante cose, ma solo io le perline ne ho veramente un'infinità. Ne ho tantissime, ne ho da fare un negozio io. Quindi un po' per anche cose dismesse da altre creative che mi hanno mandato le loro scorte, e quindi ne ho veramente tante. Quindi queste qui per fare le tracolline con un bel moschettone in fondo direi che sono perfette. L'unica cosa è che la foto non rispecchiava tanto quello che è arrivato, ma perché erano molto più grandi e diverse, però diceva catene miste a scelta nostra, quindi è scelta loro questa qui. Benissimo, comunque molto belle lo stesso, sono gratis quindi. Poi ho preso questo qui che è un fondo per borse, però io non lo userò come fondo. Nei prossimi tutorial vedrete appunto un tutorial sia con le catene per fare una cosa che è un po' di tempo che la voglio fare. E anche questo faremo una borsa, ma questo non sarà utilizzato come fondo, bensì come lato di una borsa. Quindi stay tuned. Questo è il codice. Nell'info box trovate comunque tutti i riferimenti per andare nel sito. Vi faccio vedere perché è molto bella, molto anche grande, non è piccola. Anche perché dalla foto sembravano più piccole, mentre invece c'era le misure. Chiaramente bisogna guardare a metro, prendere un metro e vedere le misure. Ho visto che era abbastanza grandicella e quindi ho detto: ma perché utilizzare una bella cosa così per fare un fondo? Sarebbe meglio usarlo per fare un corpo. E allora vedrete nel prossimo tutorial cosa mi escogiterò. Qui, se trovassi il capo, ve la farei, ecco, vedere aperta, perché mi è arrivato proprio adesso, stamattina, quindi vedete che tutto trapuntato così, è bellissimo, anche al tatto molto così liscio, e dietro è così. Quindi per fare un fondo dovevamo metterlo sul fondo e lavorarci all'uncinetto in circolo. Per fare un corpo lavoreremo invece in un'altra maniera, vi dirò poi come. Molto grande come vedete, è molto bello, in rosa così, luccicante. Questo per la primavera estate verrà una bella cosina, ok? Quindi anche questo trovate il codice in descrizione e trovate anche il codice sconto per acquistare. Poi questi invece sono dei manici così, delle chiusure, scusate, clic clac, chiuse così due a due, e sono tutte incelofanate una per una, quindi dentro la busta, vedete, ne ho già aperto uno, sono proprio tutte incelofanate, quindi graffi zero, lucentezza ottima, è bellissimo, proprio bellissimo. E qui ci sono anche, c'è cioè il manico che è fatto così, cioè praticamente un bracciale.
mettete la borsina, che poi faremo il tutorial di questa, mi inventerò un cartamodello un po' strano, come sapete che faccio sempre io, ok? Quindi faremo il cartamodello insieme e faremo questo manico stupendo, questo manico che può essere usato anche come bracciale, vedete, oppure appunto a mano. Qui però dentro, come si apre? Si apre così, è fantastico. Queste qua sono delle linguette che se le tiriamo fuori così, possiamo chiudere lo stesso il clic clac e qui attaccare una catenella per fare appunto una catenella per fare la tracolla oppure un'altra tracolla, magari tracollina in similpenne. Quindi bellissimi, belli lisci, dorati, molto molto lucido, molto molto bello, privo di difetti, con le due appunto linguette per la tracollina. Questi fori sono perfetti, ci ho guardato perché nelle altre magari che me l'hanno arrivate, però vedete che qui quando andate a cucire è proprio perfetta anche la simmetria, bisogna guardare tante cose quando si fanno questi lavori. Quindi qui sarà la nostra apertura della borsa, quindi molto anche capiente, anche perché io quando ho visto la misura di questo ho detto forse sono piccole, però invece qui viene anche una borsa più grande, vedrete poi nel tutorial. E se ne farò più di una piccola e una grande, così vi farò vedere anche come fare, magari farla più grande, però per fare delle borsine carine estive, magari anche da sera, siamo al mare, abbiamo voglia di uscire, ci mettiamo una borsina, magari può essere carinissimo questo, ma questo piace moltissimo, una per me la farò questa volta, basta, comunque le faccio sempre per tutti e non per me, ok? Quindi questa qui sarà la mia prossima borsina. Clic clac va benissimo, è bello duro, bello insomma, bello resistente, sta proprio chiusa, e questo è il vantaggio di avere un manico così, che può essere anche usato come braccialetto, ok? Quindi abbiamo la nostra borsina sotto, molto 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 carino, direi molto molto imballato bene. E nei prossimi video vedremo appunto qualche tutorial per utilizzare questo materiale, che io trovo appunto molto 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 bello. Come vi ho detto, le catene non mi sono piaciute tantissimo, perché nella foto erano raffigurate altri tipi di catene, però poi leggendo bene la descrizione era una descrizione generica di catene miste, quindi. Però a me poi va bene queste, perché ci farò le tracolline delle mie borsine. Questo è il quanto, l'ho ricevuto in poco tempo perché dal 13, oggi è il 27, e quindi 28, scusate, e quindi ci ho messo molto poco ad arrivare. Se volete provare la qualità di questi prodotti, entrate nel link che c'è in descrizione sotto e cercate quello che vi serve, e vedrete che risparmierete un po' di soldi, perché comunque comprarli già da queste ditte, lo so che non è molto carino fare questo tipo di pubblicità a queste aziende, però queste aziende ci pagano appunto per vedere bene. Questo è il codice, vedete, che poi comunque sotto in descrizione ci saranno tutti i link, ok? Io direi che, allora, queste ne avevo prese 3, quindi sono 6 pezzi alla fine, 2 2 2, uno di questi e le catenelle. Direi che tutto questo è arrivato in pochissimo tempo, è materiale comunque di qualità, ho visto che la qualità c'è, privo di difetti, un bel imballo, e quindi vi dico, andate dentro il sito e andate a guardare i prodotti di queste aziende, poi se comprate mettete il mio codice sconto e avrete uno sconto di benvenuto, appunto, perché appunto ci danno anche questa possibilità di farvi risparmiare qualche soldo. Quindi elbits.com, andate a vedere tutto il materiale che c'è, e ce n'è veramente tantissimo, e andate a dare un'occhiata. Poi magari se comprate qualcosa ditemi se vi è piaciuto, e se avete magari un canale fate un video anche voi per dirmi se vi è piaciuto oppure no. Questo è stato il mio
video unboxing. Il materiale non è tanto perché comunque erano 40 dollari, che tramutati in euro sono un po' meno, quindi 36-37 euro. E quindi non erano tantissimi, però come materiale ho scelto io quale, quindi va benissimo così. Che dirvi? È stato molto celere la spedizione, e quindi sono abbastanza, molto, anzi, non abbastanza, molto contenta di quello che è arrivato, specialmente delle chiusure, perché le adoro, quindi le volevo proprio e le ho trovate in questo sito. Le troverò anche in altri siti sicuramente, però belle così, molto molto belle, devo dire. Queste mi hanno proprio stupito tantissimo. Per tutto il resto, scrivetemi un messaggio qua sotto se vi è piaciuto qualcosa e seguite i prossimi tutorial, anche per chi fa orecchini, direi che il prossimo tutorial sarà appunto un orecchino. Quindi, fatto con questi materiali, ci attacchiamo la borsa logo, no, lo faremo con le catene, ok? Quindi, con questo io vi saluto. State appunto sintonizzati sul canale perché appunto vedremo altre cose. Ciao, ciao a tutte. Grazie, Elbits.